sempre avuto cani da quando ero un ragazzo, sia io che mio fratello. Abbiamo avuto cani di parecchie razze, pastori tedeschi, boxer, anche un pastore belga, finché ho conosciuto questa fantastica razza che è l'American Pitbull Terrier, che mi ha colpito particolarmente. Infatti piano piano abbiamo deciso di allevare questa fantastica razza ed è 15 anni che la stiamo selezionando. Questa è la mia cagnolina personale, si chiama Smoke, è una pura Chinaman e ha circa 9 mesi. Il Pitbull, contrariamente a quanto si crede, è una razza molto antica e ben selezionata. Infatti in America sono due registri che la tutelano. Il primo è l'UKC, che è nato nel 1898. Il secondo è il registro della DBA, America Dog Breed Association, che è stato fondato nel 1909. L'America è stata una patria adottiva di questi cani, tanto è vero che i cani arrivano dall'Irlanda. Quando si parla di American Pitbull Terrier, il pensiero corre generalmente ai combattimenti. Questo è vero solamente in parte. Infatti sono molto pochi i pitbull che hanno combattuto. L'utilizzo del pitbull nei combattimenti non è nient'altro che l'esasperazione delle sue forti qualità. Perché viene utilizzato? Viene utilizzato perché è un cane estremamente resistente, estremamente insensibile al dolore, un cane che, come si dice in gergo tecnico, è una grande game. Quando un pitbull si mette in testa di raggiungere un obiettivo, lo raggiunge comunque e dovunque. Però questa è solamente una parte parziale e brutta storicamente del pitbull. Infatti in America, che è stato un paese leader nell'allevamento e nella selezione, il pitbull viene utilizzato per tantissimi scopi, dalla pet therapy, un esempio banale anche nei cani da soccorso nella ricerca sulle torri gemelle, nei ritrovamenti dei rottami dello shuttle. Comunque il pitbull è l'unico cane al mondo, dove ben selezionato, che ha 18 abilitazioni di lavoro. E piccola curiosità, è un cane di nome Stubby, all'inizio di questo secolo è stato ricevuto da due presidenti degli Stati Uniti d'America, è stato decorato col grado di sergente a valor militare, obbligo del saluto e pensione vitalizia. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Ero sul lungomare di Porto San Giorgio quando ho visto un pitbull al passeggio con il proprio proprietario. Da quel momento mi sono innamorato di questa razza. Alquanto il giorno successivo già ero andato ad acquistare un cucciolo. Tramite un gruppo di amici ci siamo dirottati sul salvataggio di cani in acqua. Ci hanno accettato a livello sperimentale e dopo un anno di corso a terra siamo andati alla prova a mare. Il primo anno è stato dura perché il cane sentiva la mia paura nell'entrare in acqua, mentre l'anno successivo è stato lui a convincermi a entrare in acqua. Cioè mi ha preso per una mano e dandomi il segno andiamo. Da quel giorno da solo è riuscito a fare tutti gli esercizi da poter arrivare a un brevetto. Effettivamente lui a luglio ha avuto il brevetto come cane salvataggio in acqua. Soddisfazione da parte mia, dei miei amici e soprattutto degli istruttori, perché è il primo pitbull nella nostra scuola ad avere il brevetto. Il pitbull non è un cane da salvataggio perché non ha le caratteristiche come il pelo lungo, le zampe palmate, ma il fatto di avere una potenza incredibile e una velocità in acqua che compensa tutti i suoi difetti. È un treno in mare, noi lo chiamiamo treno perché va veloce e torna veloce, o con uno, con due, con tre persone, lui non trova la differenza, l'importante è che torna veloce. Chiaramente, come potete immaginare, è una mega soddisfazione da parte mia e di chi mi è vicino. Per me è un figlio, più di un figlio, perché viene coccolato tutti i giorni. Quando esco, se non viene lui non esco, cioè tutto è fatto per lui adesso. Tra di noi è nato un ottimo rapporto di fiducia e di amicizia. Di fiducia perché lui esegue qualsiasi comando che io gli do, lo esegue o con pericolo o senza pericolo, lo esegue e basta, perché sa che io ho fiducia in lui e lui ha fiducia in me. E di amicizia perché il mio cane o il mio amico mi dà tutti i sollievi nella vita. Mi chiamo Gianni, sono 8 anni che mi occupo del recupero dei ragazzi, degli adolescenti che arrivano dal percorso penale, i famosi ragazzi cattivi. Ho aperto casa mia 8 anni fa a questi ragazzi e da sempre con noi in famiglia abbiamo i cani. Come razza ho scelto il pitbull proprio per
sfatare ai ragazzi questa nomea che il pitbull è il cane cattivo, il cane killer. È un cane equilibrato, è un cane tranquillo, un cane affidabile, un cane che ha una forte sopportazione del dolore, per cui anche se qualche ragazza è un po' irruento, lo tratta un po' male, il cane ben sopporta anche questo dolore. Rimane importante il rapporto educativo che nasce tra il ragazzo e il cane, la sicurezza che dà il cane al ragazzo, il rapporto affettivo, l'affetto che il ragazzo riceve dal cane, c'è sempre stato molto molto utile nel reinserimento nella società di questi ragazzi. È circa 12 anni che faccio l'istruttore di cani. Da circa 6 faccio l'istruttore di protezione civile come cani da soccorso. Questa razza nell'arco di tanti anni mi ha portato a capire che tutto ciò che è stato detto, comunque che si continua a dire ancora su di essa, sono soltanto dicerie e basta. Per quanto riguarda la mia esperienza, non sono mai riuscito a trovare un cane così portato verso il rapporto umano e così portato nel lavorare, nella voglia di poter dare all'uomo. Tra i tanti miei cani, un rapporto maggiore principalmente con Raul, che è il primo pitbull con cui ho cominciato, che adesso ha circa 10 anni, che nell'arco degli anni abbiamo affrontato tante realtà, che sono quelle della pet therapy, che sono quelle del soccorso, o comunque dello stare insieme ai bambini e di un recupero di bambini disabili. È impressionante come Raul tutti i giorni mi stupisca quando facciamo pet therapy con i bambini disabili. Durante la notte qualsiasi cosa succeda, lui come un infermiere viene, va ad avvertire comunque i genitori o comunque me quando lavoro insieme a lui. Questo perché il pitbull è uno dei cani più portati nel rapporto umano o comunque con i bambini. Il problema dell'aggressività è dato soltanto dal fatto che non esistono cattivi cani ma cattivi padroni, e la loro aggressività o i loro problemi psicologici vengono poi trasferiti sul cane, portandolo a mordere cani o comunque persone.